Al Cinema Eden siamo in attesa di Davide Faraone, il braccio destro o sinistro, come volete voi, del primo ministro e nonché segretario nazionale del partito Matteo Renzi, e con noi anche il segretario comunale Francesco De Blasi, che vi ricordo sta qui per sostenere il Partito Democratico ma soprattutto la candidatura a sindaco del candidato dottore Pino Bianco. Sì, intanto buonasera a tutti. Niente, questo è un altro momento in cui dimostriamo la fattività del Partito Democratico. Abbiamo sempre detto in campagna elettorale, Pino ha detto nel comizio, che noi abbiamo la possibilità vera, reale, di avere contatti diretti con la Regione, con il Governo nazionale per ciò che riguarda i finanziamenti, per ciò che riguarda quelle proposte che possono portare lustro alla città di Mazara del Vallo. Oggi ancora una volta è la conferma di quello che noi diciamo, perché non abbiamo specchietti per le allodole. Però 5 anni fa c'è stato qualcuno che ha detto la stessa cosa e poi non ha fatto niente. Così dico. Guardi, lei ha ragione. C'era chi 5 anni fa pensava ad alzare la cornetta. Noi non l'abbiamo detto questo, abbiamo detto che fattivamente chiameremo le persone giuste al momento giusto. Noi oggi testimoniamo con la presenza dell'onorevole Davide Faraone, che come ha detto lei benissimo, fa parte della segreteria nazionale del Partito Democratico. Cosa noi abbiamo detto in campagna elettorale? Noi abbiamo il contatto diretto con le persone, perché veda, Davide questa sera non è che si sposta perché non ha nulla da fare, ma si sposta proprio per testimoniare quello che noi abbiamo detto. Noi abbiamo la presenza forte del governo nazionale, del partito nazionale e della regione, quindi abbiamo i collegamenti giusti che potranno servire, che serviranno sicuramente per lo sviluppo della città di Mazara del Vallo. Veda, noi non voglio fare dietrologia a quello che 5 anni fa dicevano, noi oggi è un'altra storia, fortunatamente direi. Fortunatamente ci sono elezioni, c'è la possibilità che la città di Mazara del Vallo cambi in maniera positiva. È logico che poi sta tutto ai mazzaresi. Noi non promettiamo niente, non abbiamo costretto nessuno stasera a essere presenti, le abbiamo chiamate tramite sms, ci siamo telefonicamente. E veda, la libertà delle persone che sono qua è forse la più grande risposta che la città di Mazara del Vallo stasera può dare. Quanto è importante vincere, ma soprattutto quanto è importante vincere anche tutte le competizioni comunali, compresa quella di Mazara del Vallo col dottore Pino Bianco? Ma noi siamo un partito, quindi siamo interessati alla vittoria nella competizione elezioni europee, così come siamo interessati nel vincere in tutti i comuni in cui si vota, sono 4.000 in tutta Italia. È chiaro che in Sicilia abbiamo questa aspettativa, qui Bagheria, Termini, si vota Caltanissette, in centri importantissimi di sviluppo, su cui vogliamo dare anche un segnale al resto del paese che la Sicilia non rimane indietro rispetto al processo di cambiamento, ma siamo assolutamente coerenti con quel percorso. Senta, cosa rispondete a Grillo? Perché parla Grillo? Oltre le parolacce e l'attacco all'inno nazionale? Ma noi ci occupiamo di governare il paese, lui si occupa di insultare chi governa il paese ed è anche un proiettatore, perché spera che le cose vadano male per lui poter crescere elettoralmente, noi invece speriamo che le cose vadano bene. Questa competizione elettorale sarà importante e determinante per il governo? Ma no, il governo continuerà a governare, è chiaro che però se il 25 ci sarà un risultato positivo troveremo conforto e le cose che stiamo facendo sono positive e apprezzate dagli italiani. Senta, uno dei ministri nazionali sta pensando di togliere i test in medicina, che finalmente era veramente una vergogna, e pensa di farlo nel modo alla francese, lei che ne pensa? Ma vediamo, finiamo questa competizione elettorale e poi torneremo a parlare anche di queste cose. Pino Bianco. No, niente, ha detto tutto Davide, godiamoci questo momento insieme e quindi cerchiamo di trasmettere a Mazara quella che è la nostra idea amministrativa per Mazara, per la Sicilia, per l'Italia e per l'Europa. Marco Campagna, che è il segretario provinciale del Partito Democratico e nonché vice sindaco della giunta che viene gestita a Castelvetrano, in questo momento a Mazara per rappresentare non soltanto il partito ma tutta l'idea che il Partito Democratico Italiano vuole dare ai cittadini rispetto ai propri valori, alla propria politica, al disegno che hanno per l'Italia, a quello per l'Europa e a quello per Mazara del Vallo. Assolutamente sì, noi siamo una comunità si stringe intorno ai suoi alfieri, in questo momento è Pino Bianco qua a Mazara, una sfida importantissima. Io sono convinto che Pino farà bene, anzi benissimo, perché è cresciuto con i nostri valori, per la mia generazione è stato un punto di riferimento anche a Mazara, quindi siamo qui per sostenerlo col nuovo corso del PD, riformista, moderno, che vuole realizzare le cose mettendoci la faccia e assumendosi le responsabilità.